Domani tutto il mondo celebrerà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un mondo che sa già che una donna su tre sarà violentata durante la sua vita, un mondo che assiste quasi sempre muto ai quotidiani omicidi di donne per mano di uomini a loro vicini, un mondo che non sa ancora educare al rispetto. Vediamo le tante iniziative che si stanno preparando con Sara Segatori. Sofferenza e dolore nel fisico e nella mente, umiliazioni, maltrattamenti, botte che spesso portano alla morte. La violenza sulle donne è tutto questo, violenza che quasi sempre arriva da un marito, da un compagno, da un ex, da un uomo rifiutato. E non c'è niente di passionale in questi omicidi, sono solo cieca violenza che dal 2000 al 2012 in Italia ha portato alla morte di oltre 2200 donne, tre quarti di loro uccise in famiglia. Dietro ciascuno di questi numeri ci sono giorni e giorni di dolore, volti sfigurati dalle botte e dalla paura, ci sono bugie, spesso vergogna a denunciare. Ci sono uomini che vogliono farti sentire in colpa, che attribuiscono a te quella che è solo una loro visione distorta della realtà. Uomini che tornano ogni volta a implorare il tuo perdono, ma che poi sempre torneranno a farti male, tanto male. Nel 1999 l'ONU ha istituito la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre. E così domani migliaia di iniziative d'ogni tipo in tutta Italia. Anche uno sciopero delle donne, una giornata per smuovere un paese ingabbiato, l'hanno definita le organizzatrici. Fuori dai balconi e dalle finestre si potranno vedere drappi rossi, il colore che ormai è divenuto il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. E in occasione della giornata di domani, la ministra per la salute Lorenzin annuncia il percorso Rosa Bianca per rendere omogenei tutti i progetti in campo a partire dai pronto soccorso. Una violenza, quella sulle donne, che ha anche dei costi. In Italia si girerebbero intorno ai 17 miliardi di euro tra quelli dei servizi medici effettivi e quelli per l'aspetto psicologico. Ferite interne che nessun medico però potrà mai guarire fino in fondo. Una notizia